Bene, è il momento di chiamare sul palco la prossima speaker, che è Alessia Pandolfi. Buongiorno Eccoci. Alessia e benvenuta Ciao. su Camp. Grazie. Ci parli, mi piace il taglio del tuo talk, perché la sostenibilità è un qualcosa che preferibilmente, diciamo, non agiamo in rincorsa, ma funziona meglio se la prepariamo dall'inizio. Quindi tu ci parli di una fase importante che è quella dell'inizio di una relazione con i clienti perché sia preferibilmente più sostenibile nel medio e lungo termine. Quindi Esatto. Che sia più sostenibile e più felice. ti lascio molto volentieri il palco e buon talk. Grazie. Bene, eccomi. Allora, per chi non mi conosce, brevemente mi presento. Io, ragazzi, non ho slides, vado a braccio, ho solo delle note, quindi perdonatemi se magari ogni tanto mi dilungo su qualcosa. Io sono una tech expert, lavoro con coach e consulenti che lavorano online, ma che hanno dei grossi problemi, grossi ostacoli con il mondo digitale. E in particolare mi occupo di alleggerire il loro lavoro, aiutarli a fargli delle scelte informate sugli strumenti digitali giusti per i loro obiettivi, budget, competenze. E parliamo di strumenti come email marketing, corsi online, procedure di onboarding, offboarding, che è proprio l'argomento di oggi. Prima di però dirvi, no, cosa sono queste procedure di onboarding, vi voglio raccontare una storiella. Appena trasferita qui in Finlandia, appena aperta la partita IVA, non avevo network, non avevo, no, un gruppo che mi sostenesse, con cui potessi fare un po' di brainstorming, da cui potessi imparare. Felicissima, quando arrivava un nuovo cliente, una nuova cliente, ero felicissima, gioiosa, sprizzavo gioia da tutti i pori e non avevo ancora sviluppato un sistema per portare, no, un possibile cliente da questo stato allo stato di cliente. E quindi cosa ho fatto? Con una particolare persona, ho iniziato, a lavorare sul suo progetto, nonostante, lei non aveva effettivamente firmato il contratto. Io avevo visto che lei aveva visualizzato il contratto, ma non l'aveva firmato. Però io mi sono fidata. Ok, io mi sono fidata, ero felice di questo progetto, mi piaceva, e sono andata avanti comunque. Com'è andata? Non è andata bene. Il titolo di questa talk è Costruire relazioni felici con l'onboarding, e vi posso dire che non è andata bene, perché ci sono stati dei fraintendimenti, perché lei non aveva firmato il contratto, quindi l'aveva scorso, gli aveva dato una lettera, ma non l'aveva firmato, quindi non si ricordava dei passaggi, cioè sono stati molti fraintendimenti. Questo per dire che non è stata una relazione felice, non è stata una collaborazione facile, anzi, e so che comunque questa è una cosa anche abbastanza comune, cioè può essere capitata a chiunque, magari non aver fatto attenzione alla firma di un preventivo, alla firma di un contratto, magari aver iniziato a lavorare prima che la fattura fosse saldata, cioè agli inizi può essere capitato a tutti, ok? Quindi è da qua che voglio partire con l'argomento della mia talk, cioè costruire relazioni felici con l'onboarding dei clienti. Intanto andiamo a vedere le parole chiavi di questo talk. L'onboarding, che cos'è l'onboarding? Allora, l'onboarding è quella fase, che purtroppo non esiste una parola in italiano, ma è quella fase in cui una persona passa dallo status di possibile cliente allo status di cliente. Quindi tutti quei passaggi che noi professionisti e la possibile cliente devono fare per diventare un nostro cliente. Quindi è una procedura, ok? Procedura chiamata anche SOP, Standard Operating Procedure, flusso di lavoro, chiamiamola come vogliamo. Che cos'è? È una lista di step, di passaggi da fare per raggiungere un certo obiettivo. Possono essere liste, possono essere checklist create dentro Trello, dentro Asana, dentro il tuo task manager, possono essere video tutorial,
Quindi sono fondamentalmente dei passaggi che noi dobbiamo fare, noi professionisti dobbiamo fare, dobbiamo seguire per raggiungere un certo obiettivo. L'onboarding, l'offboarding, la pubblicazione di una newsletter, di un articolo del blog, la programmazione di un video su YouTube, qualsiasi cosa, ok? Sono dei passaggi, sono dinamiche, sono in continua evoluzione, esattamente come è in continua evoluzione il nostro business. Il nostro modello di business cambia e di conseguenza anche le procedure. I nostri flussi di lavoro cambiano, è così, deve essere così, necessariamente. E, io lo so, ragazzi, che questo non sembra l'argomento più sexy del mondo, diciamocelo, perché è così. È così, cioè effettivamente succede anche a me, no? Quando io penso, oh, ok, devo rivedere un attimo la procedura di onboarding perché ho fatto dei cambiamenti, magari con un certo software, uso un'altra applicazione per gestire, non lo so, le firme dei contratti, quindi devo andare a rivedere la procedura di onboarding. Cioè non è la primissima priorità, quindi mettiamoci il cuore in pace, che sviluppare le procedure, le SOP della nostra attività non è l'argomento più sexy del mondo, però c'è il risvolto della medaglia. Perché usare dei flussi di lavoro, soprattutto nella fase iniziale della collaborazione, nella fase dell'onboarding? Perché ci servono per creare delle relazioni felici con i nostri clienti? Esempio numero uno, non ci perdiamo i pezzi per strada. Prendiamo l'esempio di nuovo, no, che vi ho fatto all'inizio. Io, quando ho iniziato quella collaborazione, non mi sono assicurata che il contratto venisse effettivamente firmato. Quindi mi son persa un pezzo per strada. Cioè, sono partita a lavorare su quel progetto senza assicurarmi che la mia cliente avesse effettivamente compreso tutto ciò che il contratto includeva, tutto ciò che rientrava nel nostro progetto. Ma qui ad esempio può essere anche, se ci pensiamo, no, che altri pezzi ci possiamo perdere per strada. Mettiamo che abbiamo un volume di richieste abbastanza sostanzioso, però magari a livello personale è un periodo impegnativo, magari ci stiamo trasferendo, no? Stiamo facendo un trasloco, che ne so. E avere una procedura ti permette di seguire tutti i passaggi che devi fare. E non svegliarti tra una settimana e dire, Madonna, non ho spedito a quel possibile cliente il preventivo, questo ancora lo aspetta e una settimana e passa che gliel'ho promesso e ancora non gliel'ho mandato. Anche questo è successo a tutti, è successo anche a me. Punto numero due, siamo più organizzati, noi professionisti, quindi questo ci rende più fiduciosi, no? Insomma, ha un effetto molto positivo il sentirci più organizzate, ma non è solo questo. Il fatto che noi siamo più organizzate ha un'influenza diretta nella percezione, nell'esperienza clienti. Anche qua c'è un esempio interessante. L'anno scorso mi sono sposata, ho scelto la fotografa, per me era la mia primissima scelta, io volevo lavorare solo con lei. Mi sono trovata molto bene, anche perché comunque lei aveva già lavorato con altre mie amiche, altre persone che conosco, quindi sapevo, mi fidavo di lei. Però dopo il matrimonio, le informazioni su quando io avrei ricevuto le foto, quando avrei ricevuto le foto, come le avrei ricevute, quando fare il pagamento, avevo pagato la caparra, ma non il pagamento finale. C'erano delle indicazioni vaghe nel contratto, ma io non, insomma, le informazioni erano un po' vaghe. E, comunque io sarei poi partita per andare una settimana in Sicilia, poi dall'Italia, siccome mi sono sposata in Italia, sarei dovuta tornare in Finlandia. Quindi insomma, è un periodo un po' movimentato e io avrei preferito avere tutte le informazioni di che cosa succede dopo, in modo da stare tranquilla e sapere che ok, questo giorno qui farò il pagamento, eccetera, eccetera. Quindi qua, questa cosa qua, per quanto non abbia avuto un impatto così negativo, però mi ha lasciato un po' così, cioè mi sono sentita un po' abbandonata a me stessa, ok? E quindi questo ha avuto un impatto diretto nella mia esperienza come cliente. Ultimo punto, importantissimo, è più facile delegare, è più facile automatizzare se noi abbiamo la lista di tutti i passaggi che dobbiamo seguire dalla A alla Z per
trasformare il possibile cliente in un cliente. Prendiamo l'esempio della lamentela più grande di quando si lavora con un assistente virtuale è questa cosa della delega non ha funzionato perché la persona ha fatto tutto di testa sua e non ha fatto le cose come volevo io. Ok, c'è stata una comunicazione efficace, ci sono state impostate, settate delle aspettative chiare, è stata creata una procedura, un flusso di lavoro che l'assistente virtuale potesse seguire per raggiungere il risultato come vuoi tu, professionista? Quindi anche in questo caso avere delle procedure, soprattutto le procedure di onboarding, perché poi se le carichi in un task manager, in un project manager, puoi anche assegnare a diverse persone chi si occuperà di cosa, ok? Quindi è più facile delegare, è più facile automatizzare. Esempio di una procedura di onboarding, e una cosa che voglio chiarire è che le nostre procedure sono uniche per noi. Noi intese come professionisti, professioniste, ma anche uniche per il nostro modello di business, perché come ho detto prima, cambia il modello di business, devono necessariamente di solito cambiare anche le procedure. Ok? L'esempio di una procedura di onboarding può essere un visitatore al sito compila il modulo di richiesta informazioni, a cui io professionista faccio seguire una mail dove fornisco delle informazioni di base, invito a prenotare una sessione conoscitiva mandando il mio link a Calendly, faccio seguire una mail di promemoria 24 ore prima della sessione conoscitiva. Dopo la sessione mando una mail ricapitolativa di quello che abbiamo parlato, preparo il preventivo, preparo la fattura, preparo il contratto, eccetera, eccetera. Quindi questo in linea generale è quello che include una strategia di onboarding semplice, semplice. A livello di strumenti, che cosa possiamo usare? Dipende dalla complessità delle procedure, dipende anche dalla variabilità. Cioè, è una procedura standard, è sempre quella, oppure devi creare dei preventivi personalizzati per le persone, per i tuoi possibili clienti? Anche questo ha un impatto nella scelta degli strumenti che vuoi usare. Strumenti semplici possono essere Calendly, quindi uno strumento che permetta al potenziale cliente, al cliente di prenotare una sessione, una consulenza con te in maniera facile e veloce. Quindi Calendly, un Book Like a Boss, Acuity, un modulo di raccolta dati, un Google Forms, un Type Form, ce ne sono tantissimi, anche il modulo di contatto del sito, PayPal, Stripe, Fattura in Cloud, Fattura 24 per la fatturazione. Signaturely, oppure c'è HelloSign, PandaDoc per la firma dei contratti e dei preventivi. Altrimenti, un altro strumento che io amo tantissimo si chiama Dubsado, che è una piattaforma all-in-one e ha senso quando hai magari un volume di richieste abbastanza sostanzioso, quindi molte richieste, perché Dubsado ti permette di automatizzare e comunque strutturare delle procedure di onboarding oppure di offboarding in maniera automatizzata, ma mantenendo un certo livello molto importante di personalizzazione. Ok? Quindi automatizzato non significa che è il bot che manda le risposte default uguali per tutti. Dubsado ci permette di personalizzare con le indicazioni, con il nome, l'indirizzo email, il cognome, eccetera, eccetera, della persona che ci contatta. Un'altra cosa importante è quando noi pensiamo alle procedure della nostra attività, soprattutto quando pensiamo alle procedure di onboarding, questo è importantissimo, non andiamo a memoria, cioè se tu adesso vuoi creare le tue procedure di onboarding, non è che ti metti lì e dici, ah, allora questa persona, quella potenziale cliente, prima va lì, poi va là, poi fa questo, poi mi manda quello. No, così non funziona, così ci perdiamo i pezzi per strada. E lo so per esperienza. Ok, quindi creare le tue procedure, qual è il modo migliore? È farlo, fai finta di essere un potenziale cliente e segui tutti i passaggi. Oppure anche meglio, vai su Zoom, vai su Skype con un amico, con un collega e l'altra persona fa finta di essere un potenziale cliente
si testano tutti i passaggi della procedura e tu ti prendi nota dei vari passaggi, in modo che sia più semplice anche per te andare a vedere che cosa è necessario, andare a vedere che cosa invece può essere automatizzato, che cosa è di troppo. E di conseguenza avrai poi una strategia, una procedura di onboarding basata su un'esperienza concreta, un'esperienza reale. E qui ragazzi chiudo perché mi sa che sono arrivata ormai a circa 15 minuti e questo è un argomento vastissimo, potrei parlarvene per ore, quindi se avete domande, se volete fare un po' di brainstorming, poi ne parliamo magari nella Network Corner. Quindi grazie. Grazie Alessia. Ci sono. Sì, certo, dopo a metà, dopo il prossimo intervento e anche alla fine di questa mattina ci sono le stanze, le sessioni di chiacchiere, quella tequila colazione e la coffee room, in cui possiamo appunto continuare la conversazione su questi temi. Tu hai citato diversi strumenti, Alessia, quindi io ti chiederei poi di farci un elenco così. Sì, Nei prossimi volentieri. giorni, quando pubblicheremo i video di tutti i talk, aggiungiamo anche un elenco. Molti io li conosco già, ad esempio Calendly per me è un salvavita, Sì, è un mai più assolutamente. senza, è vero. Mai più senza, proprio non rinuncerei mai, ma ce ne sono anche molti altri, insomma, che hai citato e che sono davvero estremamente utili, quindi pur senza diventare schiavi degli strumenti. Io Certo. ricordo quando più di 10 anni fa sopravvivere alle informazioni su internet, un libro sull'information overload. Una delle raccomandazioni che davo era: non stiamo a perdere tutto il nostro tempo a provare uno strumento dopo l'altro. Quando troviamo quel Quello set che va. Esatto. essenziale che funziona per noi, insomma, basta, non è il nostro Esatto. lavoro. A meno che di lavoro non facciamo le recensioni di tool, Sì, insomma, facciamo il nostro esatto. lavoro. Ti Esatto. ringrazio, Alessia. Grazie a voi, a dopo. E alla prossima!